sono Enrico Cazzaniga, sono l'autore e l'artista di questa installazione qui al Foyer del Teatro di Vita Bassa di Saronno, e questo è il mio Alphabet Street, nello specifico Polaroid Alphabet Street, perché è un testo, un piccolo poema composto da Giambattista Galli che racconta un piccolo poema sul fiume Lambro. E ogni singola lettera è stata estrapolata dalla segnaletica stradale, dall'intersezione delle linee, dei parcheggi o della mezzeria della strada. E da qui si può vedere appunto ogni singola lettera dell'alfabeto internazionale, più i numeri e i simboli e la simbologia. Ovviamente è un testo da leggere con una certa calma e lentezza, perché in questi tempi tutti corriamo. A me piace invece dare il giusto tempo per apprezzare quello che è la bellezza, insomma, e poi incuriosire e aiutarci a fare una nuova esperienza. Buonasera a tutti, benvenuti alla inaugurazione di questo evento inserito nella rassegna al Foyer, rassegna d'arte curata da Sabrina Romanò e organizzata dall'Associazione Culturale Lianto insieme all'Associazione Artigianati, in collaborazione ovviamente con il Teatro Giuditta Pasta. Oggi siamo felici di avere con noi Enrico Cazzaniga, classe 1966, artista comasco con un significativo percorso di esposizioni e riconoscimenti per questa sua personale intitolata Road Carpet. Il titolo della mostra è ispirato all'omonima installazione, una installazione ludica e sensoriale che sostanzialmente ricrea il gioco conosciuto come della campana o del mondo. Opera che dialoga con le altre in esposizione e soprattutto dialoga con un'altra installazione intitolata Polaroid Alphabet Street, una sorta di alfabeto ricavato dalla segnaletica stradale, semplificando. Ma ecco, per meglio intendere la poetica, ecco, di Enrico, quindi la proposta artistica, il messaggio, lo stile, i materiali utilizzati, cederei immediatamente la parola a Sabrina Romanò in qualità di curatrice della mostra. Grazie. Buonasera a tutti. Praticamente il lavoro di Enrico io l'ho seguito da un po' di anni, perché ci conosciamo dal forse lontano 80, 82 più o meno. E è un lavoro, diciamo, che segue due strade parallele, soprattutto per le due tecniche che lui utilizza. E quello che è interessante del lavoro di Enrico non è sì la sua arte, ma è proprio il suo modo di fare arte, cosa usa per arrivare al suo obiettivo, e quindi ha questa duplice poetica. Una completamente togliendo il colore, quindi partendo dal fustagno, dalla stoffa, e con la candeggina toglie e arriva a avere i suoi colpi di luce. La sua grande ispirazione, lui l'ha sempre detto, che l'ha avuta da Caravaggio, e quindi tanto non nel modo pittorico, ma l'effetto che voleva dare proprio dei tagli di luce. Mentre l'altra tecnica è quella con l'asfalto, il bitume, l'ardesia, la resina, dove va a mettere materia, però alla fine è proprio quello che è lui. Un giorno ci ha appunto detto che la sua duplice realtà, molto ruvido, ma anche nello stesso tempo leggero come quello che va a togliere. A questo punto vi faccio ammirare le opere e soprattutto i reading, e poi facciamo i ringraziamenti. Intanto grazie a tutti per essere qui. Volevo semplicemente ringraziare innanzitutto per questa bellissima opportunità di poter portare la mia arte qui a Saronno, in questo luogo molto particolare,
e per cui ringrazio in primis Sabrina che mi ha invitato con l'Associazione del Bianto e che mi hanno sostenuto fin dall'inizio in tutti i modi. È stato un lavoro arduo perché, anche se voi vedete questo tappeto appunto di questa guaina ardesiata che usano però per impermeabilizzare le terrazze eccetera, io invece l'ho usato in un altro modo, comunque in maniera artistica. E detto questo, vi invito a, se volete, a praticare il gioco della campana, che è questo senso ludico e sensoriale, perché poi appunto può portare a rievocare i ricordi di quando eravamo più fanciulli, a parte i fanciulli presenti, e poi chi avrà voglia di leggere questo testo, che è un breve poema fatto da Giambattista Galli, il cantante del Sud Umana, a cui avevo chiesto di scrivere con 501 caratteri questo, un testo, e ogni singola lettera appunto verrà poi, dovrebbe essere decodificata con una piccola, una leggenda per capire il senso di quello che è stato scritto, che è legato a una strada d'acqua che poi è un fiume, il fiume Lambro. Per cui buona continuazione a tutti, grazie di tutto. Bene, a me non resta che ringraziare, quindi ringrazio Sabrina per il bellissimo intervento, ringrazio l'artista Enrico Cazzaniga per la grande disponibilità, ringrazio ovviamente voi tutti per l'attenzione e la partecipazione e vi saluto lasciandovi a un reading a tema curato dai nostri attori Chiara Angaroni, Simone Giallatana e Antonio Siciliani. Unica nota, cortesemente, se potete stare ai rispettivi lati. Dai Chiara, adesso gioca, però non fare casino, non dare del disturbo alle persone, stai attento alle monopattini elettrici, piano, non cadere, mi raccomando, non dare fastidio alla gente. Sì, piano però, attento ai monopattini elettrici, alle biciclette elettriche, alle macchine elettriche, siamo in mezzo alla strada, mi raccomando. Guarda cosa c'è! Bello! Il gioco della campana! La campana, sì, la conosco! E gioca tu, io ti guardo, però non dare fastidio alla gente, dopo, c'ho una certa età, gioca tu, non dare fastidio alla gente, mi raccomando, anche se lancio, vai, uno, papà, guardami, vai, sì, cinque elefanti si dondolavano sopra il filo di una ragnatela e ritenuto un gioco interessante andarono a cercare un altro elefante. Cinque elefanti si dondolavano sopra il filo di una ragnatela. L'occupazione preferita e più intensa del bambino è il gioco. Forse si può dire che ogni bambino impegnato nel gioco si comporta come un poeta, in quanto si costruisce un suo proprio mondo, o meglio, dà a suo piacere un nuovo assetto alle cose del suo mondo. Avremmo torto se pensassimo che il bambino non prenda sul serio un tale mondo. Egli prende, anzi, molto sul serio il suo gioco e vi impegna notevoli ammontari affettivi. Il contrario del gioco non è ciò che è serio, bensì ciò che è reale. Anche il poeta fa quello che fa il bambino giocando. Egli crea un mondo di fantasia che prende molto sul serio. Bambina che gioca alla campana. L'unico piede d'appoggio, unta alla pietra piatta,
li misura lo scatto, ombrello sull'alba della coscia. La gonna gonfia come una bussola folle e il volo sospeso delle ali per bilanciare la gamba ripiegata. La cadenza esita e si assesta. Ogni passo verso di me comporta il rischio di una caduta ed ogni secondo di azzardo è la nostra fortuna in equilibrio. Pon la rac. Gatto che giochi per via, come se fosse il tuo letto. Invidio la sorte che è tua, che neppur sorte ti chiama, buon servo di leggi fatali che reggono i sassi e le genti. Hai istinti generali, senti solo quel che senti. Sei felice perché sei come sei, il tuo nulla è tutto tuo. Io mi vedo e non mi ho, mi conosco e non sono io. Cesare e Pavese, due sigarette. Ogni notte è liberazione. Si guarda i riflessi dell'asfalto sui corsi che si aprono lucidi al vento. Ogni rado passante ha una faccia e una storia. Ma a quest'ora non c'è più stanchezza. I lampioni sono tutti per chi si sofferma a sfregare un cerino. La fiammella si spegne sul volto della donna che mi ha chiesto un cerino. Si spegne nel vento e la donna, delusa, ne chiede un secondo che si spegne. La donna ora ride sommessa. Qui possiamo parlare a voce alta e gridare che nessuno ci sente. Leviamo gli sguardi alle tante finestre, occhi spenti che dormono, e attendiamo. La donna si stringe le spalle e si lagna che ha perso la sciarpa a colori che la notte le faceva da stufa. Ma basta appoggiarsi contro un angolo che il vento diventa solo un soffio. Sull'asfalto consunto c'è già un mozzicone. Questa sciarpa veniva da Rio, mi dice la donna, che è contenta di averla perduta, perché mi ha incontrata. La sciarpa veniva da Rio, è passata di notte sull'oceano inondato di luce del Gran Transatlantico. Certo, notti di vento. È il regalo di un suo marinaio. Non c'è più il marinaio. La donna mi spiglia che se salgo da lei mi mostra un suo ritratto, ricevuto e abbronzato. Viaggiava su sporchi vapori e puliva le macchine. Io sono più bello. Sullo sfalto c'è due mozziconi. Guardiamo nel cielo. La finestra là in alto, mi addietta la donna, è la nostra. Ma lassù non c'è stufa. La notte i vapori sperduti hanno pochi fanali e soltanto le stelle. Traversiamo l'asfalto a braccetto, giocando a scaldarci. Il taglio nell'asfalto lungo il corso è esile, prodotto in qualche modo, sorriso del bitume pudibondo. Anche la mia scarpa si è crepata a furia di flettere la suola al passo di pedone intimorito.
davvero del tutto casuale che la bocca socchiusa sotto il piede sormonti quella che è della corsia. E a dirlo, mamma mia, si baciano profuso, l'uno il sudore cola o sale qualche grasso dalla via. Entrambi al primo amore, che invece quasi mai per noi succede. Farmi giocare solo per gioco. Senza nient'altro, solo per poco, senza capire, senza imparare, senza bisogno di socializzare. Solo un bambino con altri bambini, senza gli adulti sempre vicini, senza progetto, senza giudizio, con una fine ma senza l'inizio. Con una coda ma senza la testa, solo per finta, solo per festa, solo per fiamma che brucia per fuoco, fammi giocare solo per gioco. Cinque elefanti si dondolava sopra il filo di una ragnatela e ritenendo il gioco interessante andarono a trovare un altro elefante. Cinque elefanti si dondolavano sopra il filo di una ragnatela e ritenendo il gioco interessante andarono a trovare un altro elefante. Cinque elefanti si dondolavano sopra il filo di una ragnatela e ritornava un gioco interessante e andarono a cercare un altro elefante. Cinque elefanti si dondolavano sopra il filo di una ragnatela e ritenendo un gioco interessante andarono a cercare un altro elefante. Se io dormo sopra il filo di una ragnatela e ritenendo un gioco interessante andando a cercare un altro a Casali che ha dato un supporto per la guaina, per la, sì, la guaina di bitume e poi la tuada di Saronno per le piante e poi vabbè, a tutti voi che siete venuti ad apprezzare questo momento e insomma grazie di cuore, grazie a tutti. Ragazzi, offerto da Galli. Ecco, quella cosa.